pistacchio. Al pistacchio. Mangiamo, proviamo. Ma buongiorno, così si. Una volta ho letto la storia di un parigino che odiava la folla. Una folla che aveva trasformato la sua città in modo negativo. Come Emma Passon, nella vita errante, la folla di gente nelle strade principali non era di mio gradimento. Ma la differenza era che io ovviamente non ero da qui e non era la mia città. L'effetto del turismo su una città è complesso. Perché da un lato le città prosperano e condividono la loro bellezza con gli stranieri. Ma a che punto si comincia a perdere il beneficio di tutto questo? Le strade più nascoste della città mi hanno permesso di apprezzare l'essenza di Venezia. Dove non passava nessuno, ho trovato la città come l'avevo immaginata. Ma senti, perché chi vuole camminare per queste strade dovrà avere il fisico di Bella Hadid, perché la verità è che sono strettissime. A volte ci sono dei posti che salvi e dici ci voglio andare. E non sono né monumenti né musei, però comunque ti interessano. Per me era questa libreria chiamata Libreria Acqua Alta. Say Could like. Could you do some video? Fake it. Ese trabajo aquí no más anda de. Congratulazioni! Hai visto il vlog di Venezia, adesso puoi vedere un po' di Roma attraverso la mia macchina fotografica. Non dimenticate di dare un'occhiata al sito. Grazie. Your son, il tuo sole, veramente è potente. Oh my God.
Mm-hmm.